Alcune nuove attività fondamentali per essere al passo con i tempi sono state avviate negli ultimi mesi nell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedaliera Bolognini di Seriate. La sede è presso l'ospedale di Lovere, ma la necessità di effettuare alcuni trattamenti in altri presidi, sia per opportunità che per migliorare l'efficienza, ha fatto sì che l'attività clinica si sviluppasse anche negli ospedali di Seriate, Alzano e Piario. L'ultima novità è costituita dal trattamento laser dell'ipertrofia prostatica benigna con il cosiddetto raggio verde. La tecnica viene effettuata per via endoscopica e presenta il vantaggio rispetto alla tecnica tradizionale: diminuisce drasticamente il rischio di sanguinamento, accorciando le giornate di degenza a sole 24 ore, oltre a non sospendere la terapia antiaggregante. Questo tipo di attività noi la svolgiamo grazie al supporto dei colleghi dei vari ospedali e della grande clima di collaborazione che c'è all'interno del nostro dipartimento chirurgico e del dipartimento dei servizi, perché su questo contiamo proprio sull'appoggio sia dei colleghi della chirurgia, dei colleghi della radiologia interventistica, e non ultimo abbiamo un grande supporto da parte dei colleghi cardiologi. Ci ha consentito appunto di fare interventi in pazienti abbastanza con problematiche cardiologiche maggiori, che hanno mantenuto il loro trattamento anticoagulante, antiaggregante, a volte anche in doppia antiaggregazione. La tecnica è riservata a pazienti con prostata di dimensioni medie ed elevato rischio chirurgico o ad alto rischio di sanguinamento. È un percorso importante per tutta l'azienda e che dà una particolare rilevanza all'urologia di Dovere, che serve tutta la Val Camonica e tutta la Val Cavallina, perché non abbiamo urologia fino a Sondalo, quindi sopra la Prica e sopra il Tonale e dalla parte di qua fino a Bergamo. Quindi è un passaggio importante che va a unirsi a quello del litotritore e a una serie di ambulatori che vanno a supportare quella che è l'attività clinica, che ha la sua centralità in Lovere ma che si è espansa su tutta l'azienda, quindi a Seriate, ad Alzano e anche a Clusone. Il maggior esperto di tale tecnica in Europa è stato ospite presso l'ospedale di Lovere durante lo scorso mese di maggio. Sono stati trattati con successo 3 pazienti. Il nosocomio loverese è diventato a pieno titolo il primo centro in Lombardia ad effettuare il trattamento con il laser a luce verde di maggior potenza disponibile sul mercato.